Attraverso la pagina Indice Alfabetico trovi migliaia e migliaia di argomenti che possono aiutarti a capire, a conoscere altre realtà, prove tangibili che puoi ripetere per scoprire che non corrispondono alle teorie che spacciano per leggi. Ricordo che è sempre disponibile il libro Il Risveglio, in bianco e nero nel formato cartaceo e a colori, ma solo nel formato ebook. Ho messo a disposizione attraverso il sito www.tinelli.eu la possibilità di sfogliarlo online, gratuitamente. Cerca bene se non l'hai ancora trovato, perché non c'è solo la possibilità di donarmi un buon caffè. Perché hai visto il video di ieri, messa in scena della pseudocurvatura della Terra da parte dei mainstream, dove ho scritto 25 aprile al posto di 25 febbraio, chi non fa non falla, vi ho mostrato come ingannano le persone attraverso le riprese. Grazie ad un commento che mi ha chiesto su una delle prime falsificazioni, andiamo ad analizzare il video originale della Pathé. Le immagini della copertina che avete visto all'inizio sono del Museo Nazionale dell'Aeronautica Militare Americana. Il commento che segue, dove vado a fare qualche mio commento personale, è nella descrizione della pagina originale di Pathé. Il pallone statunitense Stargazer decolla per raccogliere dati astrologici. Ubicazione Holloman US Air Force Base, New Mexico. Pallone chiamato Stargazer, osservatore delle stelle, che trasporterà due uomini a 81.000 piedi, pari a 24 km e 700 metri, gonfiato alla Holloman Air Force Base, New Mexico. William C. White e il capitano Joseph W. Kittinger Jr., mentre salgono a bordo della capsula sospesa sotto il pallone. I due uomini all'interno della capsula. Qui ovviamente si vedono le ombre prodotte dai riflettori, significa che la scena è stata girata a terra. Panoramica della capsula mentre lascia il terreno. Gli uomini all'interno della capsula. Ancora le ombre ci fanno capire che si tratta di una ripresa esterna alla capsula, pertanto sempre da terra. Questo signore sta parlando via radio da terra. Inquadratura terra-aria guardando verticalmente in alto il pallone in volo. Inquadratura del cielo stellato compresa la luna dall'interno della capsula. Molti di voi staranno sorridendo osservando la luna con la stellina in mezzo, ma a furia di vedere film costruiti e realizzati non veri, molti di voi non sono più in grado di accorgersi del movimento degli oggetti che sono contro ogni legge fisica. Vi stanno ingannando ancora. Un oggetto che cade liberamente dentro un fluido tende a stabilizzarsi nella posizione più ottimale di penetrazione. Questo razzo, a forma di ogiva, come un proiettile, si stabilizzerebbe con la punta rivolta verso il basso dopo pochi minuti. Razzo fermo, per alzarsi da terra di qualche decina di metri, impiega 18 secondi, come state vedendo. Ma
ma in caduta libera ad una velocità di oltre 200 km orari impiega lo stesso tempo da quando accende i razzi per posarsi a terra? Se non capite questo, il problema siete voi.